La madre è ritta presso la pietra dell'unzione e carezza e contempla e geme e piange. La luce tremolante delle torce illumina a tratti il suo volto. Grossi goccioloni di pianto rotolano sulle guance pallidissime, su di un viso devastato. Mormora delle parole. Vero colloquio di anima materna con l'anima del figlio. Povero figlio, quante ferite. Guarda che ti hanno fatto. Come sei freddo, figlio. Le tue dita sono di gelo. E come sono inerti, paiono spezzate. Mai, neppure nel sonno più abbandonato dell'infanzia, né in quello pesante della tua fatica di artiere, erano così inerti. E sono fredde. Povere mani. Dalle alla mamma. Guarda come sono lacerate. Ma guarda, Giovanni, guarda che squarcio. Qui dalla mamma questa mano ferita. Che te la medichi. Non ti farò male. Userò baci e lacrime e col fiato e con l'amore te la scalderò. Dammi una carezza, figlio. Tu sei di ghiaccio e io ardo di febbre. La mia febbre avrà sollievo dal tuo gelo e il tuo gelo si mulcerà alla mia febbre. Una carezza, figlio. Sono poche ore che non mi carezzi e mi paiono secoli. Vi furono mesi senza tue carezze e mi parvero ore perché sempre aspettavo il tuo venire e di ogni giorno facevo un'ora e di ogni ora un minuto. Per dirmi che tu non mi eri lontano da una o più lune, ma da solo pochi dì, da solo poche ore. Perché ora è così lungo il tempo? Perché tu sei morto. Mi ti hanno morto. Non ci sei più sulla terra. Più. In qualunque posto io getti l'anima per cercare la tua e abbracciarsi ad essa. Poiché trovarti, averti, sentirti, era la vita della mia carne e del mio spirito. In qualunque posto io ti cerchi con l'onda del mio amore, non ti trovo più. Non ti trovo più. Di te non mi resta che questa spoglia fredda, questa spoglia senza anima. O anima del mio Gesù, anima del mio Cristo, anima del mio Signore, dove sei? Perché avete levata l'anima al figlio mio, iene crudeli, congiunte con Satana? E perché non mi avete seco lui crocifissa? Avete avuto paura di un secondo delitto? E che era uccidere una povera donna? Per voi che non avete esitato ad uccidere Dio fatto carne? Non avete commesso un secondo delitto? E non è questo il più nefando di lasciare sopravvivere una madre al figlio trucidato? La madre, che con la voce aveva alzato anche il capo, ora torna a curvarsi sul volto spento e a parlare piano solo per lui. Almeno nella tomba. Qui dentro saremmo stati insieme, come insieme saremmo stati nell'agonia sul legno, e insieme nel viaggio oltre la vita, e incontro alla vita. Ma se seguirti non posso nel viaggio oltre la vita, qui ad attenderti posso restare. La madre straziata si torna a curvare sul figlio, straniandosi da ogni altra cosa che non sia lui. Mormora piano. Ma te la ricordi, figlio?
quella sublime veste di splendori che tutto vestì mentre il tuo sorriso nasceva al mondo. Te la ricordi quella beatifica luce che il Padre mandò dai cieli per avvolgere il mistero del tuo fiorire e per farti trovare meno repellente questo mondo oscuro? A te che eri la luce, venivi dalla luce del Padre e dello Spirito Paraclito. E ora? Ora buio e freddo. Quanto freddo. Quanto. Io ne tremo. Più di quella notte di dicembre. Allora c'era la gioia dell'averti a scaldarmi il cuore. E tu avevi due ad amarti. Ora sono sola e morente io pure. Ma ti amerò per due. Per questi che ti hanno amato tanto poco da abbandonarti nel momento del dolore. Ti amerò per quelli che ti hanno odiato. Per tutto il mondo ti amerò, oh figlio. Non sentirai il gelo del mondo. No, non lo sentirai. Tu non mi apristi le viscere per nascere. Ma per non farti sentire il gelo, io sono pronta ad aprirmele e chiuderti nell'abbraccio del mio seno. Tu lo ricordi come questo seno ti amò? È sempre quel seno. È il mio diritto, è il mio dovere di madre, è il mio desiderio. Non c'è che la madre che possa averlo, che possa avere per il figlio un amore grande quanto l'universo. Andate, andate, io resto. Tornerete fra 3 giorni ed usciremo insieme. Oh, rivedere il mondo appoggiata al tuo braccio, oh figlio. Come sarà bello il mondo alla luce del tuo risorto sorriso, il mondo fremente al passo del suo Signore. La terra ha tremato quando la morte ti ha svelto l'anima e dal cuore ti è uscito lo spirito. Ma ora tremerà non più di orrore e spasimo, ma del fremito soave a me sconosciuto, ma che la mia femminilità intuisce. Che scuote una vergine quando dopo un'assenza sente la pedata dello sposo che viene per le nozze. Più ancora. La terra fremerà di un fremito santo, come io ne fui scossa fin dal profondo più fondo, quando ebbi in me il Signore uno e trino. E il volere del Padre, col fuoco dell'amore, creò il seme da cui tu sei venuto, o mio bambino santo. Ogni bambino ha padre e madre, ma tu hai avuto la mamma sola a farti la carne di rosa e giglio, a farti questi ricami di vene, azzurre come i nostri rivi di Galilea, e queste labbra di melograno, e questi capelli che più vaghi non l'hanno le capre biondochiomate, e questi occhi. Sedendosi sull'orlo della pietra, se lo raccoglie in grembo, passandosi un braccio del figlio sulle spalle, appoggiandosi il capo del figlio sull'omero e su quel capo piegando il suo, tenendolo stretto al petto, ninnandolo, baciandolo, straziata e straziante. Nicodemo e Giuseppe si avvicinano appoggiando ad una specie di sedile che dall'altra parte della pietra vasi e bende, e la sindone monda, un catino con acqua, batufoli di filacce. Maria vede e chiede forte: che fate voi? Che cosa volete? Prepararlo. A che cosa? Lasciatelo in grembo alla sua mamma. Se riesco a scaldarlo, prima risorge. Se riesco a consolare il padre, a consolare lui dell'odio dei Cida, il padre perdona prima e lui prima ritorna. La dolorosa è quasi delirante. No, non ve lo do. L'ho dato una volta. Una volta l'ho dato al mondo e il mondo non l'ha voluto. L'ha ucciso
per non volerlo. Ora non lo do più. Che dite? Che lo amate? Già, ma perché allora non l'avete difeso? Avete atteso a dirlo che lo amavate, quando non era più che uno che non poteva più dirvi. Che povero amore il vostro. Se eravate così paurosi del mondo al punto di non osare di difendere un innocente, almeno lo dovevate rendere a me, alla madre, perché difendesse il suo nato. Lei sapeva chi era e che cosa meritava. Voi lo avete avuto a maestro, ma non avete nulla imparato. Non è vero, forse? Mento, forse? Ma non vedete che non credete alla sua risurrezione? Perché state là, preparando bende, aromi? Perché lo giudicate un povero morto, oggi gelido e domani corrotto, e lo volete imbalsamare per questo? Lasciate lì le vostre cose. Venite ad adorare il Salvatore col cuore puro dei pastori betlemmiti. Guardate. Nel suo sonno non è che uno stanco che riposa. Quanto ha faticato nella vita. Sempre più ha faticato. E in queste ultime ore poi. Ora riposa. Per me, per la mamma sua, non è che un grande bambino stanco che dorme. Ben misero il letto e la stanza. Ma anche il suo primo giaciglio non fu più bello, né più allegra la sua prima dimora. I pastori adorarono il Salvatore nel suo sonno d'infante. Voi adorate il Salvatore nel suo sonno di trionfatore di Satana. E poi, come i pastori, andate a dire al mondo: gloria a Dio. Il peccato è morto, Satana è vinto. Pace sia in terra e in cielo fra Dio e l'uomo. Preparate le vie al suo ritorno. Io vi mando. Io che la maternità fa sacerdotessa del rito. Andate. Ho detto che non voglio. Io l'ho lavato col mio pianto. Il resto non occorre. E non vi pensate di porlo su di lui. Più facile sarà per lui risorgere se libero da quelle funebri, inutili bende. Perché mi guardi così, Giuseppe? E tu perché, Nicodemo? Ma chi vi ha fatto l'orrore di questa giornata? Non ricordate? A questa generazione malvagia e adultera che cerca un segno, non sarà dato che il segno di Giona. Così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Non ricordate? Il figlio dell'uomo sta per essere dato in mano agli uomini che l'uccideranno, ma il 3° giorno risorgerà. Non ricordate? Distruggete questo tempio del Dio vero e in 3 giorni io lo risusciterò. Il tempio era il suo corpo, uomini. Scuoti il capo, mi compiangi, mi credi folle. Ma come? Ha risuscitato i morti. E non potrà risuscitare se stesso. Giovanni. Madre. Sì, chiamami madre. Non posso vivere pensando che non sarò chiamata così. Giovanni, tu eri presente quando risuscitò la figlioletta di Giairo e il giovinetto di Naim. Erano ben morti quelli, vero? Non era solo un pesante sopore. Rispondi. Erano morti. La bambina da 2 ore, il giovinetto da 1 giorno e mezzo. E sorsero al suo comando? Sì, sorsero al suo comando. Avete udito? Voi due avete udito? Ma perché scuotete il capo? Forse volete dire che la vita torna più presto in chi è innocente e giovinetto. Ma il mio bambino è l'innocente.
ed è il sempre giovane. È Dio, mio figlio. La madre guarda con occhi di strazio e di febbre i due preparatori che, accasciati ma inesorabili, dipongono i rotoli delle bende inzuppate ormai negli aromi. Maria fa due passi. Ha rideposto il figlio sulla pietra con la delicatezza di chi depone un neonato nella cuna. Fa due passi, si curva i piedi del letto funebre dove in ginocchio piange la Maddalena. L'afferra per una spalla, la scuote e la chiama. Maria, rispondi. Costoro pensano che Gesù non possa risorgere perché è uomo e morto di ferite. Ma tuo fratello non è più vecchio di lui? Sì. E non era tutto una piaga? Sì. Non era già putrido prima di scendere nel sepolcro? Sì. E non risorse dopo 4 giorni di asfissia e di putrefazione? Sì. E allora? Un silenzio grave e lungo, poi un urlo inumano. Maria vacilla portandosi una mano sul cuore. La sostengono, ma lei li respinge. Pare respinga i pietosi. In realtà respinge ciò che lei sola vede. E urla: indietro. Indietro, crudele. Non questa vendetta. Taci. Non ti voglio udire. Taci. Madre, chi? Oh Giovanni, è Satana. È Satana che dice non risorgerà. Nessun profeta l'ha detto. Oh Dio Altissimo, aiutatemi tutti, o voi spiriti buoni, o voi uomini pietosi. La mia ragione vacilla. Non ricordo più nulla. Che dicono i profeti? Che dice il Salmo? Chi mi ripete i passi che parlano del mio Gesù? È la Maddalena che con la sua voce d'organo dice il salmo davidico sulla passione del Messia. La madre piange più forte, sorretta da Giovanni, e il pianto cade sul figlio morto che ne è tutto bagnato. Maria vede, lo asciuga e a bassa voce dice: tanto pianto. E quando avevi tanta sete, neppure una stilla te ne ho potuta dare. E ora tutto ti bagno. Sembri un arbusto sotto una pesante rugiada. Figlio, qui che la madre ti asciuga. Tanto amaro hai gustato. Sul tuo labbro ferito non cada anche l'amaro e il sale del materno pianto. La Maddalena dice il brano sulla passione e con un singhiozzo termina. Consegnò la sua vita alla morte e fu annoverato tra i malfattori. Egli che tolse i peccati del mondo e pregò per i peccatori. Taci. Morte no, non consegnato alla morte, no. Che il vostro non credere, alleandosi alla tentazione di Satana, mi mette il dubbio nel cuore. E dovrei non crederti, oh figlio, non credere alla tua santa parola. Dillo all'anima mia, parla. Dalle sponde lontane dove sei andato a liberare gli attendenti e la tua venuta,
Getta la tua voce d'anima alla mia anima protesa, alla mia che è qui, aperta a ricevere la tua voce. Dillo a tua madre che torni. Di, al terzo giorno risorgerò. Te ne supplico, figlio e Dio. Aiutami a proteggere la mia fede. Satana la attorciglia nelle spire per strozzarla. Satana ha levato la sua bocca di serpe dalla carne dell'uomo, perché tu gli hai strappato questa preda. E ora confitto l'uncino dei suoi denti velenosi nella carne del mio cuore, e me ne paralizza i palpiti, e la forza, e il calore. Dio, non permettere che io diffidi. Non lasciare che il dubbio mi agghiacci. Non dare libertà a Satana di portarmi a disperare. Figlio, mettimi la mano sul cuore, caccerà Satana. Mettimela sul capo, vi riporterà la luce. Santifica con una carezza le mie labbra perché si fortifichino a dire credo anche contro tutto un mondo che non crede. Che dolore è non credere. Padre, molto bisogna perdonare a chi non crede, perché quando non si crede più, ogni orrore diviene facile. Io te lo dico, io che provo questa tortura. Padre, pietà dei senza fede. Da loro, Padre, da loro per questa ostia consumata e per me, ostia che si consuma ancora. Dà la tua fede ai senza fede. Un lungo silenzio. Nicodemo e Giuseppe fanno un cenno a Giovanni e alla Maddalena. Vieni, madre. È la Maddalena che parla, cercando di allontanare Maria dal figlio e di dividere le dita di Gesù intrecciate fra quelle di Maria, che le bacia piangendo. La mamma si raddrizza. È solenne. Stende un'ultima volta le povere dita esangui, conduce la mano inerte a fianco del corpo. Poi abbassa le braccia verso terra. Ben dritta, con la testa lievemente riversa, prega e offre. Non si ode parola, ma si capisce che prega da tutto l'aspetto. È veramente la sacerdotessa all'altare. La sacerdotessa nell'attimo dell'offerta. Poi si volge. Fate pure. Ma egli risorgerà. Inutilmente voi diffidate della mia ragione e siete ciechi alla verità che egli vi disse. Inutilmente tenta Satana di insidiare la mia fede. A redimere il mondo manca anche la tortura data al mio cuore da Satana vinto. La subisco e la offro per i futuri. Addio, figlio. Addio, mia creatura. Addio, bambino mio, santo, buono, amatissimo e amabile, bellezza, gioia, fonte di salute. Sui tuoi occhi, le tue labbra, sui tuoi capelli, sulle tue membra gelide, sul tuo cuore trafitto. Il mio bacio. Addio, Signore, pietà di me.